Kabuto Yakushi, la spia per eccellenza. Personalmente ritengo Kabuto uno dei migliori personaggi mai inseriti all'interno di uno shonen, un personaggio che completa un percorso evolutivo e narrativo a dir poco spettacolare. Uno degli aspetti che più mi ha colpito di lui è la sua apparente mancanza di ambizioni o di desideri, che si traduce, se vogliamo, in una morbosa incompletezza interiore. Ma andiamo per gradi. Kabuto appare per la prima volta durante la presentazione degli esami di selezione dei Chunin di Konoha e si presenta al team di Naruto come un semplice studente più grande, non molto talentuoso, ma esperto e calcolatore, al punto di catalogare tutti gli altri ninja partecipanti, in modo da sapere, bene o male, che tipo di avversari dovrà affrontare. Chiaramente sta solo eseguendo gli ordini di Orochimaru, infatti si rivelerà essere nient'altro che il suo braccio destro, ma non è sempre stato così. Il rapporto che ha con Orochimaru è affascinante, è una prova del fatto che Kabuto si senta appunto incompleto e abbia un disperato bisogno di un legame che provi la sua stessa esistenza e che gli dia quello spessore che cerca da così tanto tempo. E questo anche prima dell'incontro con Orochimaru. Le origini di Kabuto sono quasi totalmente sconosciute. Era stato cresciuto dal capo dell'unità medica del villaggio della Foglia, che lo aveva trovato dopo la battaglia contro la volpe a nove code. Quel ragazzino era l'unico sopravvissuto dello scontro, trovato disteso tra i cadaveri di molti altri ninja. Anni dopo fu reclutato da Sasori, membro di Alba, e mandato a spiare Orochimaru, vecchio compagno di Sasori, che aveva tradito l'organizzazione. In breve tempo Orochimaru lo liberò dalla tecnica illusoria del marionettista e gli mostrò il suo meraviglioso modo di pensare, come dirà Kabuto stesso, e da quel momento diventò il medico personale, l'assistente e il più fidato consigliere di Orochimaru. Da Konoha ad Alba fino ad Orochimaru, Kabuto era costantemente alla ricerca di un qualcosa, di una prova che dimostrasse la sua esistenza, un legame che gli desse la profondità di cui difettava. Per questo, nella prima parte dell'anime, lui sembra quasi privo di ambizioni e di desideri, soprattutto se affiancato a personaggi la cui caratteristica comune è proprio quella di coltivare un sogno nel cuore. Quelli del capo dell'unità medica e di Sasori prima, anche se in modo indiretto, visto che molto giovane e vittima di una tecnica illusoria, e quelli di Orochimaru dopo, quando finalmente apre i suoi occhi e decide di sua spontanea volontà. La lealtà riposta nei confronti del ninja leggendario è davvero assoluta. Kabuto arrivò persino a trapiantarsi alcune sue cellule dopo che Orochimaru si nascose nel corpo di Sasuke, facendo credere a tutti di essere morto, pur di mantenere vivo il sogno di colui che finalmente era riuscito a donargli una casa, un'identità e soprattutto un senso di appartenenza. Infatti è proprio questo che Kabuto cerca disperatamente nel lungo arco degli avvenimenti. Un disperato senso di appartenenza che trova in Orochimaru, ma che poi purtroppo perde. Le cellule del suo vecchio mentore dentro di lui sono l'unica cosa che lo fa sentire ancora vivo, e la lotta interiore per impedirgli il controllo totale del suo corpo gli ricorda il suo scopo e il suo obiettivo, persi nelle tenebre della solitudine, probabilmente. Tutti questi fattori danno vita alla trasformazione finale di Kabuto, non in senso fisico ovviamente, ma in senso ideologico. Da personaggio quasi secondario, nella parte finale diventerà uno degli antagonisti cardine della quarta grande guerra dei ninja, e per questo il suo percorso è uno dei più complessi, ma allo stesso tempo uno dei meglio riusciti, secondo me. Sarà lui infatti ad allearsi con Obito e a rapire il capitano Yamato per potenziare gli Zetsu bianchi, e per far risorgere alcuni tra i più potenti ninja mai vissuti con l'Edo Tensei, ultimo dei quali Madara Uchiha. Se all'inizio era difficile inquadrare Kabuto tra bene e male, perché sì, era sottoposto di Orochimaru, ma allo stesso tempo aveva compiuto anche azioni insolite, come curare Hinata durante le selezioni o Sakura al Ponte Tenchi, dopo che perse la sua guida spirituale, divenne l'unico responsabile del proprio destino, certo, ma collocandosi definitivamente tra gli antagonisti. E questa è chiaramente una metafora sull'importanza dei legami, indipendentemente dalla persona con cui questi vengono stretti. Senza Orochimaru, lui sprofonderà nuovamente nel baratro dell'oscurità, diventando l'abominio che tutti noi conosciamo, tramutandosi persino in una sorta di eremita dei draghi, sogno tra l'altro anche del suo mentore. Ma chicca geniale, secondo me, sarà proprio Orochimaru a liberarlo di nuovo dal suo stesso imprigionamento interiore, riprendendosi il suo potere dopo che Sasuke lo liberò dal segno di Hanko Mitarashi.
E così, per la seconda volta, il ninja leggendario fece riaprire gli occhi al giovane Kabuto, facendogli comprendere il suo valore e facendogli comprendere che vivere i sogni degli altri non sempre è il metodo migliore per scoprire la propria dimensione. Cosa che Kabuto poi capirà, aiutando Sasuke Naruto e, alla fine, occupandosi dei giovani cloni di Shin Uchiha, amandoli e dando loro un nome, la cosa più importante per non smarrire mai la propria identità e la propria strada.